All'Ancelotta arriva l'Atletico Ascoli, squadra con 17 punti in classifica ed un ottimo ruolino di marcia e stagione. Farrocco opta per il 3-5-2, reinserisce Pettorossi e Pellegrino al posto dello squalificato Perrone. Fuori anche Barella, ancora infortunato, al suo posto De Filippo dal primo minuto con Cascio al suo fianco. Vanno invece in panchina Arzura e il nuovo arrivato Conci, anche lui argentino. Parte subito forte Liserni al quinto con De Filippo, pescato tutto solo davanti al portiere. Ottima la girata di destro, miracolosa la deviazione di Pompei. Un minuto dopo ci vola Pettorossi dal limite, la conclusione termina alta. La prima occasione per l'Ascoli arriva al 20°, Francese perde ingenuamente una palla in uscita e Minicucci si invola verso la porta, calciando però su un attento Draghi. Sul capovolgimento di fronte è ancora De Filippo a impensierire Pompei con un diagonale lento ma insidioso deviato dal portiere marchigiano. Il match è un confronto piacevole, un continuo botta e risposta tra due squadre che fanno fatica a mantenere gli equilibri. Al 28° è Nonni, pescato in aria da Camilloni, a colpire di testa indisturbato, ma la sfera termina alta sulla traversa. Le ultime emozioni della prima frazione di gioco sono solo alcune indecisioni di Franzese che provocano qualche brivido ai 500 spettatori presenti e un tiro insidioso dalla distanza di Clerici deviato in angolo dal solito ottimo Draghi. Giusto lo 0-0 con cui si conclude il primo tempo. La ripresa si apre con due cambi per Lisernia, dentro Antinucci e Mema, fuori Pettorossi e Del Bianco, con Ercolano spostato come quinto di destra. Passa nemmeno un minuto e come nel primo tempo De Filippo una buona chance, ma in precario equilibrio calcia su Pompei. Meglio Lisernia in avvio di seconda frazione, più propositiva dei marchigiani, con Ercolano che al 58° spaventa tutti con un traversone salvato in extremis. Farrocco emette altre forze fresche al quarto d'ora, inserendo Bainotto per De Filippo e il nuovo arrivato Conci per Pellegrino, con Mema spostato come braccetto di sinistra e l'argentino inserito sulla corsia esterna. Al 68° brivido per Draghi, Nonni pescato in area di porta su calcio d'angolo, colpisce di testa a botta sicura, ma la palla si spegne a fil di palo. Farrocco prova a vincerla, cambia modulo e passa un 4-3-3 con Bainotto unica punta affiancato da Conci e Antinucci. Al 73° calcio di punizione per l'Ascoli dai 25 metri, tiro a girare di Vecchiarello, palla che sfiora l'incrocio dei pali. La gara cala di intensità, ma è sempre Nonni, il più pericoloso dei suoi, ad impattare di testa su calcio d'angolo girando la palla fuori da posizione favorevole. A 7 minuti dalla fine Farrocco prova l'ultima carta a sua disposizione, inserendo Arzura per Miola. I biancoceresti tentano il forcing finale nel tentativo di aggiudicarsi 3 punti. Prima Conci si vede deviata in angolo una conclusione quasi a botta sicura dall'interno dell'area di rigore, poi ci prova Antinucci dalla distanza, ma Pompei è attento e blocca in 2 tempi. La gara termina con un pareggio per 0-0 contro una rivale importante che forse non rende merito alla buona prova dei Pentri, ma che smuove ulteriormente una classifica al momento abbondantemente tranquilla.